sogno era quello di fare il calciatore, che si è avverato perché insomma, da piccolino l'idea e la voglia era quella. Poi un pizzico di fortuna mi ha aiutato sicuramente. A me piacevano due giocatori in particolare, uno era Lothar Matthäus, centrocampista dell'Inter dei record, e Roberto Mancini, centrocampista attaccante della Sampdoria, della grande Sampdoria. Ho fatto parecchi danni sia col pallone che con la bicicletta, ero un disastro, infatti poi mia madre mi ha fatto un'assicurazione per portarmi in giro perché ero veramente tanto agitato. Il mio esordio da professionista in Serie C con la Carrarese nel 92-93 e gli ultimi quarto d'ora, 20 minuti a Ravenna, in un Ravenna Carrarese. L'esordio in Serie A invece a Bergamo contro l'Atalanta, in un Atalanta-Sampdoria 4-5-1. Io però ero la persona più felice del mondo, nonostante avessimo preso 5 gol, perché avevo fatto il mio esordio in Serie A. Leo Messi, che è il più forte in assoluto al mondo, e a caso uno fra Xavi e Iniesta, che sono altri due campioncini presi proprio a caso. Due chiacchiere con i compagni di squadra, un po' di TV e controllo le notizie su internet tramite iPad. Sto migliorando con gli anni perché era una cosa, un mondo a me oscuro, e piano piano mi ci sono avvicinato, ho creato anche un mio sito personale e poi adesso sto entrando anche su Facebook in punta di piedi, perché ripeto, è un mondo per me un po' più difficile, dato che ormai sono di un'altra generazione. Ma ogni tanto ci provo, ogni tanto lo faccio, quando sono più nervoso lo faccio meno, perché il mio carattere dice questo, dice. Ma sono uno molto abitudinario, frequento la Sardegna da quando ero piccolino e lì si sta veramente bene, perché c'è un mare fantastico, ci sono delle persone a cui sono affezionato del posto e ci vado ogni anno con piacere.